A Domodossola il professor Gianluca Daffi della Università Cattolica Brescia Milano, questo evento primo nel suo genere qui a Domodossola, una voce importante, ci dica un po' l'importanza di queste situazioni. Sì, allora diciamo che è un evento particolare perché si rivolge a un pubblico particolare che è quello degli allenatori e degli sportivi. Non c'è molta informazione e formazione rispetto al tema dei disturbi del comportamento e ancora meno ce l'è nello sport, ma forse è uno di quei settori in cui questi bambini e questi ragazzini riescono ad esprimersi al meglio. Ecco perché credo che sia fondamentale andare a sensibilizzare. Ovviamente è un primo incontro, ecco, poi ne dovrebbe seguire un altro lavoro forse un pochino più complesso sulle strategie, ma è fondamentale percepire correttamente il disturbo per poi intervenire in maniera strategica. Quindi la base è l'informazione e la conoscenza, poi ovviamente la sensibilizzazione porterà anche un interesse e lo sviluppo di strategie. Anche perché spesso allenatori e persone che ruotano attorno allo sport si occupano più dell'aspetto tecnico, non rendendosi conto che è altrettanto importante anche l'aspetto comportamentale e relazionale dei ragazzi. Assolutamente sì, tanto è vero che noi abbiamo dei bravissimi atleti, anche tra i ragazzini con difficoltà di disturbi del comportamento, che però non riescono a esprimersi proprio per questa difficoltà di gestione. Se voi pensate nello sport, molti sono gli sportivi che hanno ottime carte ma che poi fanno fatica a giocarle proprio perché a volte hanno un comportamento che non è proprio nelle righe. E dare la possibilità a questi bambini di esprimersi in un campo come quello sportivo, potenziando quelle che sono a volte le loro fragilità in altri ambiti come in quello scolastico, è sicuramente un'opportunità da non trascurare. La ringrazio e buon lavoro. Grazie mille anche a voi.